Vi ricordate il Game Boy di una volta? Eh sì, ragazzi, lui è un clone del Game Boy di una volta, ma ve ne parlo in questo video. Chiaramente è un video extra, non fa parte, ed è questo, perché sapete bene l'argomento del canale, fotografia e video, ma ogni tanto vi porto qualche video extra per accontentare un po' tutti. Quindi, subito dopo la sigla, vi parlo di questo clone del Game Boy. Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti in questo nuovo video. Sì, in questo video si parla del clone del Game Boy di una volta. Non so se ve lo ricordate, ma il Game Boy di una volta era molto simile a questo, o se non uguale, però questo è diverso, ha altre caratteristiche, ma ve ne parlo subito dopo non avervi detto, come sempre, di attivare la campanellina per essere avvisati ogni volta che Oltre lo Sguardo inserisce un nuovo video. E mi raccomando, fatelo perché sto crescendo, ma grazie a voi sempre che sto crescendo e spero di crescere ancora di più. Quindi condividete i miei video ad amici, parenti, familiari, a tutti, perché stiamo andando alla grande. Quindi non perdiamoci in chiacchiere come sempre e parlo di questo Game Boy. È un Game Boy, un clone che si compra e si può comprare sia online da vari siti e per esempio si trova anche su AliExpress. Poi addirittura si può anche trovare anche ai mercatini di Natale. Ad esempio, ai mercatini di Natale si vendono anche questi. Però, al di là di dove si trova, ma è facile, si trova facilmente. Se riesco, vi metto in descrizione magari qualche link per poterlo acquistare. Ma comunque è facile da trovare. Lui ha 400 giochi incorporati, cosa che il Game Boy non aveva, nel senso che il Game Boy aveva, non mi ricordo se è qua sopra o se è qua sotto, ma se non sbaglio qua sopra aveva uno sportellino dove si compravano i piccoli dischetti, i piccoli giochi e si inserivano appunto, giochi che non costavano neanche poco e si inserivano qua. Però questo Game Boy, questo clone, ha 400 giochi e questi 400 giochi sono retro game, quindi Super Mario Bros, tutti i giochi di una volta, Pac-Man e tanti tanti altri che non mi sto ricordando perché erano davvero tanti. Io chiaramente non sono proprio di quell'anno, di quegli anni, ma io ci ho giocato tanto da piccolo. Avevo un Game Boy di quelli simili, proprio uguali, però con i dischetti. E non ho avuto proprio questo modello, ma questo è uno dei modelli che c'è di una volta. Come somiglianza ci sta, e chiaramente c'ho 400 giochi, cosa che quello vero non aveva. Quello vero non aveva 400 giochi, era un gioco per volta che dovevi comprare in base al gioco che volevi. E niente, ragazzi. Ed è bellissimo, molto bello, bello da veramente. Io non vi faccio vedere un gioco, comunque qualche gioco, per il semplice fatto del copyright, perché non vorrei mai che con le musichette, con le cose. Però comunque sia, potete stare tranquilli. Il gioco è bello, il Game Boy è bello, ci si diverte bello, davvero tanto. Io ci passo le mie migliori serate a casa, seduto sul divano, sulla poltrona, facendo qualche partita. Mi stavo incartando un po', ma come sempre succede nei miei video. E dico anche una cosa importante: ahimè, c'ho i microfoni. Non so se avete visto, ma ci sono i microfoni. C'ho i microfoni, ecco qua. Non so se si vedono, ma c'ho i microfoni. E c'è anche vento, quindi un poco dovrebbe fare, ma non so fino a che punto, nel senso che il vento, per esempio, in questo momento è un po' più forte, quindi potrebbe sentirsi. E quindi chiedo scusa in anticipo di questo. Chiedo scusa di questo.
E quindi lui, secondo me, per passarsi il tempo da acquistare. Oltretutto, non parlo di prezzo preciso perché anche perché può variare, non dipende dai siti da dove dove si compra, ma lui non costa molto. Dipende. Dipende perché ci sono anche le versioni con più giochi. Però se la versione da 400 lo trovate dai 15 ai 20 euro massimo. Certo, non tenete molto lettera, nel senso che più o meno è questo il prezzo, però se lo trovate di più non dite ah, oltre lo sguardo ha detto una cosa per un'altra, no, perché ahimè il prezzo può variare, perché io ho guardato in altri siti che invece costava di più di 15-20 euro, però dipende da dove lo comprate, se, dove lo acquistate, quindi se lo comprate da AliExpress o magari dai mercatini di Natale, come a volte accade, e come diciamo succede, magari si gira, ci sono quei mercatini dove vendono appunto un po' di gadget e vendono anche questi, sappiate che 15-20 euro, più o meno quella è la cifra. Però ripeto, dipende da dove lo acquistate. E se non sbaglio, lo stesso prodotto da Amazon costa di più. Non voglio dire fesseria, ma tempo fa, se non sbaglio, avevo visto costava di più. Quindi dipende da dove lo acquistate. Però è un prodotto che secondo me consiglio per chi amava i giochi di una volta, il retro game, Super Mario Bros. E tanti tanti altri, secondo me è da acquistare. E quindi con questo vi dico ciao al prossimo video con Oltre lo Sguardo.